Mi chiamo Jurgita e oggi vi presenterò il nostro progetto che si chiama Beery Boutique. Beery Boutique è un marketplace selezionato dei gioielli contemporanei di designer indipendenti. E voglio sottolineare che tutte le immagini che vedete in questo pitch è il frutto delle collaborazioni che facciamo e tutti i gioielli sono disponibili online già oggi. Il problema che abbiamo individuato è l'opportunità di mercato e che nel mondo del gioiello tantissimi designer, sia emergenti che già affermati, non hanno la struttura commerciale giusta e il know-how adatto per le vendite online. Pur avendo, diciamo, il pezzo unico, prezioso, di altissima qualità, fanno fatica a approcciare il mondo di internet. Ecco perché siamo nati noi. Noi cerchiamo il designer indipendente e gli creiamo una vetrina di vendita al mondo. Non tutti possono far parte di Beery Boutique. Ci sono i criteri che devono soddisfare i designer per far parte della nostra piattaforma, ovvero alta qualità del prodotto in termini di materiali e lavorazione ed alto contenuto di design e moda. Il nostro compito è anche quello di dare cultura e tendenza di quello che è gioiello contemporaneo a 360 gradi, quindi esaltare al massimo di quello che è customer engagement. Come funziona? Il designer ha una pagina interamente dedicata a lui, dove può vendere le sue collezioni, aggiungerle o modificarle. La pagina è gestita interamente da noi. Tra i servizi che offriamo ai designer c'è anche la promozione, che facciamo in collaborazione con i nostri collaboratori, stylist, fotografi di moda, giornalisti di moda, per avere i contenuti e interviste ad hoc che vanno dopo sui magazine internazionali. E in più organizziamo gli eventi offline, per ora solo in Italia, che sono temporary shop, le fiere. E organizziamo le spedizioni per i designer che risiedono in Italia attraverso la triangolazione. Dal nostro modello di business, come potete vedere, noi praticamente abbiamo due tipi di customer. Da una parte c'è il designer, con il quale noi guadagniamo il 30% sulla transazione. Dall'altra parte c'è il cliente che acquista il pezzo unico. Al momento abbiamo possibilità di spedire praticamente in tutta l'Europa e tanti anche paesi europei, extraeuropei. Per quanto riguarda la competizione, il competitor molto importante che si avvicina molto al nostro modello di business in termini anche del prodotto che offre è Bottica. È una società fondata nel 2010 in Inghilterra che è stata lanciata molto fortemente sul mercato grazie al funding di 2,5 milioni di dollari e investimento stato condotto da Isail, fondo francese. I nostri vantaggi competitivi rispetto ai nostri competitor è che noi abbiamo il prodotto verticale, quindi unica categoria, cioè gioiello, ci focussiamo solo su quello che è gioiello contemporaneo, diamo cultura e tendenza, quindi customer engagement al massimo, facciamo eventi offline per i nostri designer e li promuoviamo anche online. La nostra strategia marketing è composta da online e offline. Ovviamente online è la parte principale, che è SEM, SEO, strumenti di social media, vari partnership. Invece quelle offline sono eventi fiere, contemporary shop e collaborazioni future con scuole di design. Ad oggi siamo pienamente funzionanti online con 33 designer indipendenti da tutto il mondo, però uno dei nostri obiettivi è arrivare ad avere 500 designer entro la fine dell'anno prossimo. Noi stiamo cercando 180 capo di seed capital per il primo anno per completare le seguenti attività: posizionarsi bene nel mercato e acquisire i clienti per sviluppare la piattaforma e adattare
la piattaforma per acquisto dai mobile devices ed ampliare il nostro team. Obiettivo del primo round è la vendita di 14.000 pezzi con il fatturato derivato dal nostro fee che è 30% di 700K. Questo è il team ad oggi, sono io che mi occupo di strategia digitale, ho l'esperienza precedente come web market, luxury goods, da Giuseppe Zanotti Design, e Filippo Ronchi che si occupa di vendite e amministrazione. Per quanto riguarda la parte tecnica, siamo supportati dai nostri collaboratori di S-Design e vogliamo ampliare il nostro team con una figura che copre pubbliche relazioni e comunicazione con un portfolio importante di contatti. In più vogliamo inserire anche due stagisti che ci potrebbero aiutare per quanto riguarda account e operations management. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per Gespei. Domanda? Partiamo con la votazione. Aspetta un attimo. No, c'è una domanda, scusa, non l'ho visto. No. Ciao. Ciao. Da quanto siete online e quanti pezzi avete venduto ad oggi? Allora, siamo online l'8 di dicembre, festeggiamo un anno, però ci sono stati vari sviluppi e questo vero e proprio progetto lo portiamo avanti da circa 6 mesi. Abbiamo venduto in totale circa una ventina di pezzi in questo periodo perché abbiamo il budget molto limitato per quanto riguarda la promozione online. Ok, ti ringrazio.